Quanti di voi si spostano in macchina la mattina per andare al lavoro e magari si sono ritrovati per ore e ore imbottigliati nel traffico domandandosi ma quante cose avrei potuto fare in questo lasso di tempo? Oppure quanti borghi o paesini meravigliosi abbiamo a disposizione, magari nemmeno sapendolo, ma purtroppo sono disabitati e ahimè trascurati? Quante volte entrando in un negozio di grandi brand, grandi catene di mode, magari anche a prezzi abbastanza accessibili, ci siamo ritrovati davanti a questa situazione e ci siamo domandati: ma questi vestiti che fine faranno? E se non verranno acquistati, dove andranno? Come verranno riciclati? Quante volte avremmo voluto vedere il nostro artista preferito nella città vicino a noi, oppure anche in Italia, ma non gli è mai passato in mente di passare in una zona vicina. Quante volte a scuola abbiamo provato a studiare per ore e ore un argomento, ma niente, quel concetto proprio non ci entrava in testa. Quanti ragazzi e quante ragazze durante il periodo di pandemia si sono laureati o si sono laureate da casa, lontano dalle persone care, oppure in presenza in una città non così vicina dalla propria, con accesso limitato all'evento e quindi le persone non hanno potuto assistere a uno degli eventi più importanti per la vita di ogni studente. Per fortuna io mi sono laureato nel metaverso, così mi sono evitato un viaggio a Torino in piena estate con 45 gradi all'ombra e me ne sono stato comodo comodo in piscina con il computer sulle gambe. Ah, che bellezza! No, in realtà non è andata proprio così. Prima di tutto, io all'università a Torino ci sono andato e secondo, magari ci avessi una piscina. Mi chiamo Edoardo Di Pietro e sono stato il primo laureato nel metaverso. Ma cosa vuol dire? Facciamo un attimo un passo indietro. Aprile 2021, stavo per concludere gli esami e mi avvantaggio, inizio a cercare un relatore per la mia tesi di laurea. Ne trovo uno, inizio a documentarmi e iniziamo a lavorare insieme. Settembre del 2021, dopo alcune settimane di lavoro, purtroppo con il professore decidiamo di abbandonare la strada presa a causa di alcuni accordi non trovati, quindi mi ritrovo di nuovo ad aprile, io che mi ero avvantaggiato e volevo laurearmi entro la fine dell'anno. Cercando di rifare, di capire come fare per riprendere questa epopea, decido di contattare il professore che mi aveva assunto da poco all'interno della sua azienda per un tirocinio e insieme troviamo un argomento un po' particolare, un caso studio avvenuto pochi mesi prima all'interno della sua agenzia. La festa di Natale aziendale all'interno del videogioco Minecraft. Questo è l'argomento. Analizzare gli spazi virtuali sociali usando il concetto cardine del metaverso. Partendo dal web e studiando come siamo arrivati fino a questo punto e quali tecnologie stanno alla base. Ottobre del 2021, Mark Zuckerberg annuncia il rebranding della sua azienda puntando tutto sul termine metaverso. E il termine arriva sulla bocca di tutti, quindi il mio lavoro triplica. Ci avviciniamo al giorno dell'evento, io parto dalla Toscana, lasciando qui tutti i miei cari, o comunque in giro per il mondo, però andava bene lo stesso perché avevo trovato un modo per far sì che tutti partecipassero alla mia discussione di laurea, nonostante le restrizioni e nonostante la lontananza. 1 luglio del 2022, un giorno caldissimo per laurearsi, arrivo all'università e la situazione che mi ritrovo davanti è questa. Già una tesi di laurea è complicata, potete immaginare il mio stato d'animo in quel momento. Quindi preparo tutto, un PC per le slide, uno per controllare lo spazio virtuale, un tablet per gestire il mio avatar e delle cuffiette per sentire cosa accadeva all'interno del metaverso. Entro. Discuto, sudo, mi danno il voto, applausi e esco. Purtroppo devo dare poca rilevanza, l'ho detto in maniera così veloce perché ciò che è successo dopo è niente rispetto all'evento che vi stavo raccontando. Eventi, convention, programmi TV, oppure persone che mi contattavano per capire cosa fosse il metaverso oppure per fare due chiacchiere con me. Dopo un po' di tempo riparto, mi prendo un po' di giorni per capire cosa stesse succedendo in quel periodo nella mia vita, visto le opportunità che mi si erano presentate, e
E piano piano, con sempre più curiosità, riparto anche con qualche incertezza, perché ovviamente non sapevo a cosa stessi andando incontro. Ed eccomi qua oggi, dopo aver aperto una startup, a parlare a questo evento di un pianeta B, una realtà alternativa, un qualcosa, un posto migliore nel quale rifugiarci. Allora io vi vorrei proporre un'alternativa al nostro, alla nostra realtà, ma questa volta digitale, il metaverso. Ma che cos'è il metaverso? La parola metaverso è composta da meta, proposizione greca che indica qualcosa che va oltre, al di là, e da versus, derivante dal participio passato del verbo latino vertere, che sta a significare raccolto in una unità, un tutto insieme. In poche parole possiamo definirlo un oltre universo. Esso viene identificato come una zona di convergenza di spazi virtuali, online, tridimensionali e interattivi, accessibili dagli utenti con un proprio alter ego digitale, detto avatar, per fruire di esperienze fuori dal normale. Sono diverse le caratteristiche racchiuse dentro a questo termine: decentralizzazione, dematerializzazione, socialità. Nell'immaginario più comune si può accedere a questi spazi virtuali tramite dei visori o dei device indossabili. Più verosimilmente oggi, però, il metaverso è accessibile dai device più canonici come smartphone, PC, console di gioco. Non è decentralizzato, ma è controllato da grandi aziende e si avvicina al concetto di spazio virtuale sociale simile ai più famosi videogiochi come Roblox. È ancora un po' più complesso da spiegare, ma questa è già un'ottima infarinatura. Abbiamo visto che il metaverso su di me ha avuto un impatto importante, ma quale impatto può avere su molti di noi? Andiamo a vedere alcuni punti. Comunicazione e collaborazione. Team di lavoro dislocati in diverse parti del globo potranno lavorare, comunicare in ambienti immersivi, lavorando su progetti, disegni, modificando oggetti 3D, anche se si trovano in diverse parti appunto del mondo. Turismo locale e riqualificazione del territorio. Un turista, per esempio, di New York potrebbe, per decidere dove andare in vacanza, fare un tour virtuale del luogo, il borgo di Colle di Valdelsa, ammirare alcuni scorci della Toscana, oppure assistere alla preparazione di un piatto tipico, per poi arrivare sul posto e fare tutte queste esperienze una volta in vacanza. Il piatto cucinarlo e magari anche mangiarlo. Oppure, se vogliamo proprio sognare, possiamo immaginare che questa persona possa fare una scelta di fuggire dal caos della città e trasferirsi in uno di quei borghi che vi ho nominato all'inizio, riqualificando il territorio e dandogli una nuova vita. Sostenibilità ambientale. Il metaverso potrebbe ridurre l'impatto ambientale dovuto agli spostamenti. Io che mi sposto spesso per andare a convention o eventi per interventi di mezz'ora, magari potrei risparmiare questo viaggio facendo sì che l'evento sia magari in forma ibrida, quindi un intervento dal metaverso. E-commerce o immersive commerce. Potremmo entrare con il nostro avatar, magari che ha anche le nostre taglie, le nostre misure, all'interno di uno store virtuale, scegliere l'abito che fa il caso nostro, provarselo, quando abbiamo visto che fa il caso nostro, farselo spedire direttamente a casa. Questo potrebbe ridurre la sovrapproduzione di questi abiti, perché verranno fabbricati solo se acquistati e se provati. Che impatto può avere tutto questo sul fast fashion? Entertainment. Sì, perché se l'artista non viene da noi, allora siamo noi ad andare dall'artista, però in maniera digitale, in maniera virtuale. Concerti, eventi, mostre, sono tutte cose che sono già state sperimentate all'interno del metaverso. Questo mezzo, questa innovazione potrebbe sconvolgere e rivoluzionare il mondo del divertimento, dell'entertainment, e il gaming fa da apripista in tutto questo. C'è sempre una più forte correlazione tra intrattenimento e cultura. Infatti, istruzione e formazione, degli studenti potranno apprendere, studiare l'antica Roma immergendosi in una riproduzione di uno scenario dell'epoca e quindi vedere, toccare con mano, osservare, discutere, giocare anche insieme all'interno dello spazio. Oppure apprendisti medici potrebbero lavorare, simulare un'operazione a cuore aperto in un ambiente immersivo con medici connessi da tutte le parti del mondo, con professionisti o colleghi, senza però mettere a rischio la vita di una persona.
Queste sono solo alcune delle possibilità, ma accanto alle molte opportunità ci sono anche moltissimi dubbi che attanagliano questo termine. Controllo e privacy. Sì, perché se saremo tutti in questo metaverso, molti in questo spazio virtuale, chi garantirà la nostra identità digitale? Questa grande mole di dati a chi andrà? Sarà in mano alle big tech oppure sarà tutto decentralizzato e open source, come teorizzato da Neal Stephenson nel 1992, dal creatore del termine? Governance. Il metaverso è ancora una tecnologia in via di sviluppo, quindi non c'è una vera e propria regolamentazione. Cosa faranno gli stati, le istituzioni o le aziende per prevenire i crimini digitali? Impatto psicologico e sociale. Questi spazi virtuali saranno coinvolgenti e immersivi, ma quindi ci distaccheremo completamente dalla realtà oppure riusciremo a trovare un equilibrio, a conviverci con questa innovazione? Digital divide e accessibilità. Se io provassi a chiedere in questo teatro quante persone hanno già fatto accesso al metaverso, probabilmente in pochissimi alzerebbero la mano. Ecco, il metaverso non sarà accessibile a tutti e immaginate anzi che secondo un recente report delle Nazioni Unite un terzo della popolazione mondiale vive ancora completamente disconnessa. Un terzo di questi, il 97% di questi vive in paesi in via di sviluppo. E quindi questa tecnologia per chi è? Ovviamente per la parte più agiata, per la porzione più agiata del nostro pianeta. Invece che espandere le opportunità a tutti, pare che queste, le opportunità anche economiche, siano date alla parte di popolazione che magari non ne ha nemmeno bisogno. Questo non fa altro che incrementare il cosiddetto digital divide, il divario digitale. Impatto ambientale. Come ho detto prima, il metaverso può magari contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale dovuto agli spostamenti, ma ci sono tecnologie hardware e software che inquinano tantissimo, mi viene in mente il cloud, il mining, oppure i server stessi. Per adesso le persone all'interno del metaverso ce le devi trascinare con singoli eventi, indetti da brand, da persone famose, o anche meno famose, come ho fatto io per la mia tesi di laurea. Ma un giorno probabilmente non ci sarà bisogno di avere un pretesto per entrare, perché sarà importante come controllare la nostra casella di posta elettronica la mattina. E allora, come approcciare a questo metaverso, a questo nuovo mondo? Io non sono qua per dare una soluzione a tutti i mali, ma come per ogni cosa ci vuole consapevolezza e conoscenza del mezzo per ridurre al minimo qualsiasi tipo di rischio e un tempestivo intervento da parte di aziende e decision maker. La metafora che voglio riportare oggi è quella del fuoco, che si può benissimo applicare alla tecnologia in generale, un po' a tutto. Il fuoco possiamo utilizzarlo sia per scaldarsi o per cucinare prelibatezze, ma anche per fare qualcosa di un po' meno etico, come incendiare un bosco. L'importante è accendere questa fiamma in un posto sicuro e riuscire a domarla senza che essa prenda il sopravvento e bruci tutto. Ecco, la stessa regola vale anche per il metaverso. Serve coscienza e consapevolezza. E per questo io sono contento di essere qua oggi a raccontarvi questa cosa, perché da quando il termine si è avvicinato all'opinione pubblica, ma succede con molte tecnologie, qualche scintilla sta già andando dove non dovrebbe andare. E allora vi lascio alcune parole chiave da tenere in considerazione una volta che vi avvicinerete al metaverso. Consapevolezza, equilibrio, buonsenso e tutela. Tutela di dati, della privacy, delle persone a noi care, tutela della diversità o delle nuove generazioni. Vogliamo veramente che il metaverso sia un posto bellissimo, fantastico, in cui rifugiarsi? Io mi sono immaginato un futuro lontanissimo e distopico, quando nel metaverso praticamente avremo già fatto tutto, e allora la nostra immaginazione sarà ormai satura. E allora sogneremo di correre magari a piedi nudi, banalmente, una cosa semplicissima, a piedi nudi in un prato, andando incontro al tramonto, facendosi accarezzare dal vento e respirando l'odore di erba fresca. E tutto questo lo faremo in uno spazio virtuale costruito da noi. Un pianeta B che sarà però finto e distaccato dalla realtà. Quindi non subiamo la tecnologia come in molti stiamo facendo oggi. Comprendiamola, accogliamola e rendiamola ciò che vogliamo. Rendiamo le macchine più umane e non l'uomo più macchina. Il metaverso dovrà implementare la realtà e non sostituirla. Quindi adesso è il nostro momento. Adesso tocca a tutti noi. Grazie.